desidero mettere in luce ora i limiti del magistero della fede quando usa la ragione del mondo. Due sono e opposte tra loro le ragioni. Una è quella di Cesare, che ragiona sulla base della forza, anche quando essa è indotta dalla ragione. L'altra è esattamente uguale e contraria, rinuncia, cede alla forza e porta all'amore per tutti, anche per chi si impone su di noi con la forza. Le ragioni di Dio indicano, sommamente ragionevole, l'azione compiuta da Lui per primo, quando ha crocifisso già il suo essere assoluto sulla croce dei limiti del nostro piccolo io, facendolo in ogni persona. Se noi agiamo come lui e crocifiggiamo il nostro io a vantaggio del prossimo, solo allora usiamo la stessa logica usata da Dio. Ora però va riconosciuto come in 2000 anni di ragioni teologiche attivate dai dottori della fede si è giunti alla ragione inversa a quella di Gesù e di Dio, quando è posto come ideale per ciascuno di noi, qui sul mondo, non la croce, ma il benessere, anche spirituale, come quello di quel fariseo scrupoloso che si compiaceva della sua manifesta capacità di agire secondo la legge e ringraziava Dio per non essere stato fatto come un pubblicano. Chi agisce secondo il verbo di Gesù si trova ad affrontare tutte le difficoltà e le critiche ed ha davvero poco di cui compiacersi, di cui bearsi, perché anche la sua stessa fede non gli dà pace, ma una vera guerra interiore contro se stesso e il proprio bisogno di bene. Così la dottrina sociale della Chiesa è giunta poco a poco ad idealizzare il bene personale e non la croce personale qui in questo mondo, contraddicendo il bene che, secondo Gesù, stava invece nell'essere qui ora abbassati per essere poi eternamente alzati e avere un'infinita vittoria laddove poi conterà per sempre. Chi opera per salvare questo mondo e non per perderlo ora in virtù di quello nel regno di Dio vanifica l'immediata salvezza portata a tutti i derelitti da Gesù proprio quando li chiamò beati. Significa lottare contro la beatitudine vera indotta dalla croce personale. Ora, io non so se sono chiaro, ma la fede che si è costruita come uno Stato in cui il Papa, il Vicario di Cristo, è un vero e proprio re, che si avvale di una struttura costruita sulla forza per realizzare il bene in questo mondo, agisce coerentemente al criterio della forza, ma questo non è il criterio di Dio. Dio chiede al primo, a chi vuole essere davvero un primo, di mettersi all'ultimo posto e servire tutti. Invece il Vicario di Cristo oggi crede opportuno di avvalersi di una scala gerarchica, tanto che gli ultimi sono nelle mani degli ultimi della gerarchia di potere indotta dalla Chiesa.